essere degno di soffrire e morire per Gesù. È il pensiero che ha percorso tutta la vita del cardinale albanese Ernest Simoni, segnata dalla prigionia, dai lavori forzati, dalla violenza del regime comunista e da una incrollabile certezza. Dio è con te in ogni istante, asciuga le tue lacrime, accarezza le mani stanche, ti offre parole di consolazione, ti spinge sulla strada del perdono e lava il tuo cuore dal veleno dell'odio. Condannato a morte, la sua pena venne commutata in 27 anni di carcere, 12 passati a lavorare nelle miniere e poi nelle fogne di Scutari. Sarebbe bastato rinnegare Gesù per ottenere la libertà, ma questa idea non lo ha mai sfiorato. Già a 4 anni voleva dire messa. A casa i genitori pregavano con i figli in clandestinità, ma per la dittatura di Enver Hoxha, che aveva proclamato l'Albania come primo stato ateo al mondo, Don Simoni era nemico del popolo albanese. Proprio in Albania, il 21 settembre 2014, avviene l'incontro con il Papa. L'anziano sacerdote affida a parole semplici la sua straordinaria vita di martire e Francesco si commuove dinanzi a tanto dolore vissuto dagli uomini e dalle donne di quella piccola chiesa. Il suo cuore grande è lo Spirito Santo che lo accompagna. Santissima Madonna deve esprimere in ogni parola, in ogni luogo, in ogni paese, in ogni istante l'amore per Dio, per Gesù e per salvare le anime. Io quando ho sentito che verrà in Albania, ero in America. Poi come si è venuto per i martiri, ho parlato due parole per il passato, perché era da tanto tempo, per 30 anni che era quasi nelle prigioni, nelle miniere, 2 volte per si sa, e mi disse ti impiegheremo. Questa era una fantasia, ma Dio è onnipotente. Talvolta scarnisce con i piani e i disegni dell'uomo. L'uomo deve credere, amare in Dio, sperare in Dio, perché tutta la speranza, tutta la vita, tutta l'eternità è nelle mani del Signore. Arrestato dopo la messa di Natale del 1963 e confinato in una cella di isolamento, mai dalla bocca del cardinale Simoni è uscita una parola di condanna verso i suoi aguzzini, nemmeno davanti ai tranelli orditi per farlo parlare. Durante la prigionia continuò a celebrare la messa nel nascondimento, ma fu sempre padre per i suoi compagni di cella. Per loro cuoceva l'ostia in un piccolo fornello e usava per vino il succo di alcuni chicchi di uva. Dobbiamo amare perché ci ha amato infinitamente. Dobbiamo sperare perché questa vita è breve. Amare Dio con tutta la nostra forza, amare Gesù, nostro Salvatore che dà sangue per espiare i nostri peccati, e amare con tutto il cuore i fratelli. Quello che avete fatto ai vostri fratelli, ma avete fatto a me. La vostra ricompensa sarà immensa nel cielo. Perdonare non è debolezza, ricorda il cardinale Simoni. È l'atto estremo con cui testimoniamo che non abiuriamo il Vangelo e che i nostri persecutori non hanno raggiunto il loro scopo. È passato tutto, ho pregato per tutti. Tutta è la grazia del Signore. Come mi hanno perseguitato me, vi perseguiteranno pure voi. E sarò con voi. Vi darò dall'alto che cosa potrete parlare davanti ai vostri avversari. È lo Spirito di Dio. Che cosa resterà? Solamente l'amore di Dio, l'amore per gli altri, per i poveri. Qui è ricompensa eterna.